una immensa emozione, una grandissima emozione, perché questo territorio ha sofferto tanto, ha subito una profonda deindustrializzazione e il rischio era restare nel limbo per chissà quanti anni. Così non è stato, perché c'è stata una volontà prima di tutto dei territori, delle istituzioni e poi degli operatori che hanno creduto in un cammino di rilancio. Questo cammino oggi inizia e inizia bene, perché inizia con un tema che riguarda non solo la reindustrializzazione, ma riguarda anche la compatibilità ambientale di quello delle attività che verranno su questo territorio, e si unisce e si sposa un altro cammino difficile e sofferto, che è lo sviluppo del nostro porto. Gli operatori qua arrivano, credono in Vado perché Vado ha creduto nel suo porto, nella possibilità di diventare il nuovo anello che può unire non solo Vado, ma Vado, l'Europa e quindi anche buona parte di questo mondo. Una bella soddisfazione come sindaco di Vado, ma anche come presidente della provincia. Sì. Come presidente della provincia credo che aver camminato attraverso anche il riconoscimento dell'area di crisi, aver portato la voce di questa provincia fuori dalla provincia è stato un grande volano, e quindi la soddisfazione è tantissima, è forte. Quella che sento più mia è quella che mi lega Vado. Per me poter dire che stiamo costruendo un cammino per i nostri ragazzi, io ho la pelle d'oca perché lo aspettavo da tanti anni.